Allora, carissimi amici, siamo qui a questo nuovo video per i consigli degli acquisti e siamo nella pagina oggi Super Robot. Quindi, essendo che siamo nella pagina Super Robot, non potevo parlarvene io. Cosa vorreste mai aver saputo da me direttamente? Mi sono dovuto munire qui, sfacciatamente a fianco a me, del soggetto che di qualcosa di Super Robot ne sa. Ma chi? Ma non lo so, qualcuno. Vabbè, allora, Quindi, intanto stiamo vedendo qualcosa di veramente allora, innanzitutto lo bello, stiamo vedendo su Gokin. Giustamente facciamo vedere che noi veramente seguiamo sì. le news tramite Gokin, soprattutto appunto su questi modelli Sì. su cui ci siete informati. E abbiamo Allora, il attenzione. Sentinel Final Dankog. Final Final Dankuga. Dankog. Dankuga. Dankog. Dankog. Dankuga. Ecco. Faccia ridere. Va bene. Blackwing, c'è anche le Blackwing. Sì. Tutto assieme? Direi di sì. Orca patacca. I soggetti Sentinel li conosciamo tutti, sono fatti molto 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 bene, non hanno tantissimo metallo, però sono veramente Questa è la belli. scatola, ma andiamo a vedere un Trasformazione po'. stupenda. No, questa è una scatola unica, vedete che si capisce, Final Dankuga, qui c'è tutto, È il guardi, final e quindi c'è guardi. Torni su, tutto. torni Bravo, su, bravo, torni su. Ecco, bravo. si vede che sono, Che avete visto che occhio, erano che l'occhio occhio! clinico Mamma del mia. Eccolo malato, avete visto, qua. eh? Allora andiamo a vedere. Ma voi vi chiederete, ma lo prenderete questo? Allora, stiamo nei consigli degli acquisti. Io ovviamente non acquisto queste cose perché non è nella mia collezione, quindi non posso dire. Ma lascio. Allora, possiamo dire che lo acquista oppure lo consiglia per l'acquisto. Allora, io questo lo consiglio caldamente, però non credo di acquistarlo subito all'uscita, Motivi, quantomeno all'uscita. motivi. Sono sempre quelli. Io da Dankuga ho già il Bandai, il Però primissimo. questo potrebbe essere più ficcante. Questo potrebbe essere più Soprattutto ficcante, sicuramente più con ficcante, le ali. sì. No, è più completo e più ficcante, però non è di quei soggetti dove io mi Esalta, starei, si sì, esalta. dove Però lo mi consiglia, starei a spuntare. soprattutto se uno non ha Ah, il certo. Bandai, giusto? O se no, se uno ha anche il Se lei non Bandai, avesse il Bandai, dove andrebbe? Qui, Ah. perché vede la Sai possibilità. che per me, ad esempio, Guardi un invece. attimo, guardi, guarda che bello, bello, molto Sai che per bello. me invece, secondo me, però il Bandai magari è più metallo. Sì, il Bandai dovrebbe essere anche più pesantino, Quindi? direi, così a occhio, però a sto punto, guardi che pose. Io in queste Ecco. pose qui mi Oh, lascio posa prendere, mi lascio versus prendere. metallo qui ha vinto. Soprattutto perché invece credo che il Sensei, essendo che ha il cordone ombelicale attaccato a Mamma Bandai, Sensei per me prenderebbe sicuramente. comunque il Bandai se non ce l'avesse. No, il Sensei li ha presi tutti il Bandai, penso che ce Sì, l'abbia in 3-4 appunto, missioni, che non 3-4 coppie. potrebbe farne a meno. E quindi dove ve lo consigliamo? Ovviamente noi, vabbè, Qui il prezzo quant'è? 344 euro? 344 Final Dankog, qui Però c'è tutto, ovviamente ragazzi, compreso di c'è tutto, tutto, c'è tutto, c'è compreso di tutto. tutto. Questo è il prezzo ovviamente su Showzeta. Per Allora, la Sentinel terminarvelo, era uscita qualche anno fa con la versione normale, che era molto bella anche quella, ma questo spacca, questo è questo con veramente, c'è il questo è backpack che stupendo. fa titillare asso, No, non è figuriamoci. solo il backpack, qui è bella tutta la colorazione più metallica, metallizzata. L'altro rimaneva un po' con le plastiche un po' troppo in evidenza, secondo me, specialmente delle cosce e delle braccia. Ok, quindi Questo è il top. è Adesso è il consigliatissimo. top. Però asso per ora ancora il freno tirato. Aspetta un attimo, vado giù nella caviglia, non l'avevo vista la caviglia. Caviglia, lì l'aggancio è un po' Cioè, è buccio. un po', Sì. lascia un po' scoperto, Sì, dice. molto scoperto. Vabbè, però ci sta, Per la Forse ci posabilità. sta. Qui, ecco, qui si vede meno, vedi, se ne sono accorti, non hanno appoggiato il piede a terra, l'hanno lasciato. Però Vabbè. è completamente combinabile, E con tutta quindi la roba c'è qui anche cos'è sto? cioè, quello è uno dei due, sa che c'è la pantera, il leone, mi Ma sembra. sembrava. Cos'è arrivato? Sembrava un teschiettino. No, quello Boh. è l'aquilotto che si trasforma in testa. L'aquilotto. Vedi che anche lei i robot Credo. con gli uccellini ce li ha. Ma sì, qualcosa sì. Vabbè, l'aquila è dappertutto, un po' come il L'aquila. Se questa è leone. ficcante, No, però. quello è l'aquilone. Ah, questa è Questo qui è l'aquilone. l'aquilone che si inficca dietro, che fa il backpack. Ok. Quindi, primo Qui, ecco, soggetto. questo è il principale che diventa mammut. Che Molto, non è molto un mammut, bello. insomma. No, è bello, Però è bello. cingolato, non è un mammut, mammut, quindi. Anche le zampe se vuole. Sì, è cingolato anche con le zampe, direi. Però bello, no, questo è molto bello. Niente da dire. Io purtroppo, guarda qui. No, guarda che sbarluccichio, bellissimo. No, questo è meraviglioso. Io quasi quasi spero che me lo faccia in Cina. Non si può No, dire. come? Spero che me lo faccia. No, Non si basta. dice, però, siccome ha fatto l'altro, il Ma lei Dankuga l'altro l'ha preso normali. cinese? No, E allora? è perché aspetto. Va Aspetto. bene. Non si dice, no. Quindi, abbiamo visto il primo, Ecco, poi. aspetta un attimo.
Ecco, questa versione qui rimane un po' vuota lì in mezzo, vedi lì dalla parte. Ma forse qui fanno vedere un malincastro, non lo so. Boh, se rimane così non è meraviglioso. Non perdiamoci in quisquiglie. No. Vabbè, passiamo ad altro. Questo passiamo. Eccolo, eccolo questo, qua. Ecco, qui invece. Qui invece qui, lei. Qui, smutando. Qui allora, si è smutandato, e anche subito. È vero, subito. Qui ho ceduto la grande. Perché abbiamo Blitzwave 5 Pro Studio, il Mechander da loro interpretato. Mechander della 5 Pro. Della 5 Pro. Ragazzi, questo spacca, secondo me adesso non mi voglio sbilanciare, però dovrebbe essere pieno di metallo. Io devo, ecco, spero. Ammettere che dall'estetica, mentre magari sul Dankouga potevo cedere su alcuni aspetti, questa bella colorazione, però... No, io guardi... ma lei non lo conosce il Mechander. È un po' troppo umanizzato, sì. Come qua c'è sti scudazzi. Che già mi era piaciuto l'ultimo uscito dell'Evolution Toy. L'ultimo uscito dell'Evolution Toy mi piaceva perché aveva quel tanto di metallo in più che lo rendeva più appetibile. Ma lì lo ha saltato. No, l'ho preso. Ah, l'ha preso. No, ce l'ho. Ah, okay. Sono felice possessore. Però qui addirittura bissa con questa versione. No, giusto? Questa è la versione aggiornata, naturalmente, rivista, rivisitata, però è bellissimo. Questo è già stato, abbiamo già fatto il click, Shoseta sì. ci deve... Quanto viene? Torniamo sul questo prezzo. È disponibile, ragazzi. È ancora disponibile, ovviamente siamo qui apposta, 197 euro, quindi siamo su 200 euro, credo anche già spedito. Quindi... Cioè, secondo me questo è da non farsi scappare. Se voi avete questi gusti pigiamati, lasci stare pigiamato. Sì, qui la panelizzazione cerca di spigiamarlo, ma ovviamente qui il robot... spinge al massimo, qui sta spingendo proprio in maniera esponenziale, però rimanendo fedele, okay, ai crismi, ai canoni. Ma questo è... No. Amici miei, ma vuol dire qualcos'altro su questo, perché dobbiamo passare al pezzo forte. Andiamo al pezzo forte. Attenzione, amici, il pezzo forte che vi vuole consigliare Asso negli acquisti. No, aspetti, non so lei cosa mi mette dopo, non me la vede. No, lei lo vedrà. Pronto? Eccolo qua. Fermi tutti. Io purtroppo qui ho ceduto subito. Subito? Quanto è durato? Non come Sensei che ci ha pensato. Quanti secondi è durato lei su questo? Qui ho battuto quasi... Si è aperta la pagina. Avete presente quel bando in Vitalia dove dopo un secondo, 0,014, erano spariti tutti i contributi? Ma lo so solo chi è, chi fa brutti mestieri come io lei. Io qui ho battuto il record, ho fatto 0,0000. Ah sì, sono stato il primo. Infatti se saranno numerati forse mi toccherà un numero molto basso. Guardate. Allora, io del Godam dico subito, non ho il vintage purtroppo, ma prima o poi me lo procurerò. So che potrebbe... Non ha il vintage. No, il vintage non so. Attenzione! Però di questo ne è uscita una bellissima versione dell'Evolution Toys, perché è l'unica che fa certi soggetti, che hanno tutti i difetti che volete, però certi soggetti escono bene. E questo qui è venuto, secondo me, in maniera molto... Allora, vi devo ammettere che non è Asso che sta registrando questo video, nonostante la mano tremolante. È vero. Ma di fronte a questo soggetto la mia ilarità ha il sopravvento me. No, lasci perdere, però, per chi conosce, storicamente sì, il soggetto, questo è meraviglioso. Guardi qua. Fra l'altro la Pose Più, io sarebbe il primo pezzo che compro della Pose Più. Non ho proprio visto nel backsing. Pensi perché che pezzo va proprio a buttare il collo oltre l'ostacolo? No, cioè... qui ho voluto spaccare, qui ho voluto fare proprio il patacone. A parte, vabbè, perché non avendo il vintage, già quello era però, cioè, voglio dire, guardate. Ma, fra l'altro... Ora, per voi, chi dovesse stare guardando, credo pochi, ma se qualcuno, stesse guardando questo video, perché noi siamo un canale che ovviamente, visto che io l'ho sempre improntato a voler avere e annoverare soggetti mascoli, chi fosse ancora, nonostante tutto, stesse osservando questo video che parla di pigiamate, di anteprime pigiamate, consigli per gli acquisti, già, pigiamati, grave, fosse ancora qui, grave, ditemi se non faccio bene così a ridere profondamente. No, chiaro che sembra un bidone, diciamolo. Però nella sua bruttezza è meraviglioso. Per me ammettiamone... la sua bruttezza è meravigliosa. No, perché sennò la squalificavo, gli davo 5 giornate. No, fra l'altro questi qui, Pose Più, sono anche più grandi rispetto alla controparte Bandai Sentinel. Sono più grandi e hanno anche del metallo, quindi non sono plasticolazione, non sono di plastica, hanno del metallo. Adesso questo non so in che percentuale. Guardate la bellezza. A me piacciono questi. Guardate la bellezza, i veicoli sono meravigliosi. Anche se sono un po'... c'è il granchietto, avete visto il granchietto? Sì, appunto, sono un po'... Sono faccio stile. Cose anche questi vabbè, è uno stile diverso rispetto adesso lo vuole portare a letto come peluche, non so come... però adesso peluche questo è un po' ispido. Allora aggiungo questa nelle opinioni. Non costerà poco, ve lo dico subito. Adesso andiamo a vedere sui 300 passi.
Ma questo costerà parecchio. Ma altri 300 pass, scusate, non i 300, 350 primo. Stia calmo. Sto calmo. Mi sono fatto prendere, vede com'è. Ha visto il becco pelicchio? Vedendo la figura da qui, sa secondo me chi è un altro personaggio a cui questo soggetto piacerà molto? Perché di solito diciamo che ha quel che di fisionomia per cui poi uno apprezza sempre. A chi? Secondo me il giornalista. Ah, giornalista? Sì, perché sa che lui... Il giornalista che è un gran cultore. Ma non è solo non è in questo caso cultore e no, sapere no, cultore, di... No, qui c'è anche un concetto di... Sul giornalista non si può dire niente. No, sicuramente. Sicuramente un amante di questi soggetti. Certo. Credo però, che apprezzerà anche questo qui, credo. Secondo me apprezzerà anche perché appunto la fisionomica di qualche cosa le attinenze gli garbano, quindi... Ma andiamo a vedere, ovviamente lo trovate su Showzeta. Ecco, quanto, a quanto viaggia qua? A 345 euro. No, anzi, no, dollari. Dollari, attenzione, meno, attenzione. 300, mettiamo... 300, qui è ancora disponibile. No, 304, 305, 310, quant'è? Vediamo. Si può per ordinare, vero, ancora? Sì, è disponibile. Sì. Dai, 298 euro. Sì, qui in Italia troverete 350 e passa, ve lo dico. Però. Spedizione, dogana, tutto. No. Però. Sì, qui spedizione ci saranno 5 euro di spedizione. Sì, sarà il mio primo post più. Quindi bene, questi sono un po' i consigli per gli acquisti che vi possiamo già dare. Posso fare un'anteprima sulla post più? Cioè? Non so se qualcuno di chi ci segue avrà già visto che dopo questo dovrebbe uscire, dopo un po', perché... Ma lo vedremo. Dovrebbe esserci il... lo posso dire? Il Badios. Ma lo vedremo, quello, qui volevamo dare anche i consigli per gli acquisti pane, che la gente può già andare a cliccare, come lei che fatto una cliccazio preco. Sì, preco, molto preco. Va bene. Questo mi piace molto. Direi che spero di non rimanere deluso, anzi sono sicuro che mi piace. Dica la verità che non vede l'ora che glielo giudichi io. No. Anzi io aprirò il canale in occasione della cosa, la mia recensione senza influenze. Senza flatulenze. Vi ringraziamo per la visione, ovviamente commentate sotto se voi pensate... Penso finito, ma non c'era anche... Non ha capito niente, okay. Questi sono i consigli per gli acquisti, le altre sono le news, scusi. Iscrivetevi se poi non vorrete perdervi oltre ai consigli per gli acquisti anche le news. Lei deve fare delle sigle nuove, lo sa, le stanno chiedendo, ma aprirò un Patreon, se volete nuove sigle, le faccio io. Se volete nuove sigle apro un Patreon, lei non sa cos'è, poi glielo spiego. No. Quindi ovviamente commentate sotto se voi pensate di acquistare o meno uno di questi soggetti, perché se siete mascoli invece avete come me un po' di... A me non interessa. Ecco, invece altri sì. No. Va bene, come al solito direi grazie. Non mi muoio. Ciao.